Riapre nella provincia di Salerno l'ospedale di Agropoli per fornire un contributo al contrasto dell'emergenza coronavirus che sta toccando anche il Cilento. A breve arriveranno nel nosocomio i primi pazienti Covid-19, disponibili 20 posti di rianimazione e terapia intensiva, 6 di terapia subintensiva che saranno sotto un unico controllo. Ulteriori 24 posti del Covid Hospital serviranno poi per l'accoglienza dei pazienti che non necessitano di particolari terapie. La regione aveva preannunciato investimenti sulle strutture sanitarie già esistenti, eseguiti in queste settimane diversi lavori di adeguamento in corsia per poter riattivare l'ospedale, come precisa il sindaco di Agropoli Adamo Coppola. I luoghi sono stati ben separati, tutto è stato messo in sicurezza, c'è il percorso sporco, il percorso pulito ben determinato e separato per evitare che ci siano perplessità, dubbi o rischi di qualsiasi tipo. Abbiamo controllato anche il funzionamento delle macchine arrivate, in particolare dei respiratori. Sembra che da un punto di vista infermieristico la situazione è quasi ok. Per quel che riguarda invece la composizione dello staff medico per i rianimatori, siamo a buon punto, manca soltanto la figura dell'infettivologo. Si tratta ormai di pochissimi giorni. Vi posso già anticipare che stanno cominciando già a programmare i primi trasferimenti ad Agropoli. Questo ci fa naturalmente ben sperare che da qui a poco tutto comincerà come era stato previsto e programmato.